Il campo di Moria era progettato per ospitare circa 3.000 persone e ne ospitava in realtà più di 12.000. Tutte le persone che arrivano in Europa tramite le isole dell'Egeo sono costrette a presentare domanda di asilo sulle isole e non possono lasciarle finché la procedura non è completa. I tempi delle procedure di asilo però sono estremamente lunghi e questo ha fatto sì che le persone rimanessero bloccate anche per anni, sommandosi ai nuovi arrivi. Seguito all'incendio che il 9 settembre ha raso il suolo il campo di Moria, 12.000 persone si sono ritrovate per strada. Per questo il governo greco ha risposto mettendo in piedi un campo di emergenza che ad oggi ne ospita circa 8.000. Il campo però presenta ancora diversi problemi, come ad esempio l'assenza totale di un sistema di drenaggio, l'assenza di un sistema di fognature, mancano docce, energia elettrica costante e per questo motivo le donne sono esposte a rischi di violenza. Intersos ha deciso di intervenire rispondendo ai bisogni delle donne più vulnerabili, delle donne sole e con bambini, distribuendo tutti i igienici specifici per le donne e quindi cercando di coprire i bisogni che abbiamo identificato. I'm gonna tell you some country. If you want a refuge, please help me. We want to make a future. Please help me. Please.